Ciao a tutti ragazzi, ecco a voi una nuova puntata su Hacking the Asphalt League. Il titolo di oggi sarà proprio il Asphalt League Hack Shop. Il link in descrizione troverete il link da dove scaricare il hack. Bene, ecco a noi la nostra cartella che sarà in RAR, quindi vi dovete scaricare voi in RAR. Facciamo un clicco destro, extract here. Ci estrarrà il file sul desktop, eccolo qua. Apriamo questa cartella. All'interno ci saranno 4 file, ma a noi ora ci interessano solo questi 3. Facciamo copia, queste 3 cartelle. Poi andiamo sul computer, disco locale C, programmi x86, alla playa, diciamo in fondo, e sul rig, e lo incolliamo qua. Eccolo qua. Ora ce li ha incollati, ecco questi 3 file. Ora eseguiamo la patch di Asphalt League come amministratore. Sì, mettiamo sì. Facciamo start. Si sta avviando HGVC. Ok, come vedrete si è avviato Xtrap e si è anche concluso. Aspettiamo che si avvii Xtrap. Si sta ancora caricando, quindi aspettiamo un altro. Eccolo qua. Ora si è avviato Xtrap e io il video lo fermo qua perché sennò ci metterà. Non vi voglio far aspettare. Quindi ci vediamo tra pochi minuti. Come vedrete ora siamo nella schermata di login di Asphalt League, quindi loghiamo pure. Facciamo conferma. Abbiamo sbagliato password. Ora che siamo qua, ritorniamo sulla cartella di Asphalt League, apriamo l'injector come amministratore, sì, assolutamente come amministratore mi raccomando. Ora vedremo DLL injected. Bene. Ok, ora ci ha aperto questo. Bene, ora cosa ci servirà questo file che vi ho dato, Asphalt ID, se l'apriamo, ora vedremo che ci sono tutte le ID che potrete immaginare. Bene, io farò un esempio, per esempio, diciamo pure 2001, che sarebbe quello, faccio continuo, 2001, eccetera, eccetera, che sarà questo qui, l'ID della Plasma Sword, mentre 2, quindi 2, 3, 4, 5, 8, sarà l'ID della Taser. Old stat, new stat, questo non lo so. New ID è quello nuovo e old ID è quello vecchio. Quindi facciamo unlimited duration, vabbè, tanto è solo visivo. Entriamo su server inglese, per esempio, inglese. Ce ne frega niente tanto. Se ora andiamo sull'inventory, vedremo che ci sarà la taser e spero anche la crow. No, giusto, abbiamo fatto solo la taser, quindi che cazzo di... questo lo togliamo. Allora, una cosa assolutamente che dobbiamo fare è, come terza arma dobbiamo assolutamente mettere un'arma che non è stata cambiata, quindi mettiamo questo. Mettiamo prima la taser. Quindi mettiamo la taser. Ok.
mettiamo qua la spy. Ok, ora cosa facciamo? La spy si potrà togliere anche la skill, come vedrete. Ma tutta l'altra roba rimarrà, come vedete, anche se lo togliamo. E lo dobbiamo togliere, in effetti. Perché sennò il hack non funzionava. Se alcune volte vi va via, lo rimettiamo. E poi lo togliamo. Come vedrete non è andato via, cioè è rimasto però, però è andato, diciamo che tra virgolette è andato via. Questo pure la seconda arma lo togliamo e anche la terza, anche la prima cioè. Ok, ora la prima arma, la terza arma lo rimettiamo e pure la skill. Ora andiamo in host, entriamo nel canale. Entriamo pure in una stanza, diciamo questo. Facciamo start. Come vedete, ci sono le nostre armi e c'è anche la taser e l'effetto durerà fino alla fine, quindi non vi preoccupate che vi butti fuori perché non vi butterà fuori. Il video lo fermo qua e quindi alla prossima.